Benvenuti. Oggi vi presentiamo il secondo episodio della nostra serie in quattro puntate dedicata alla regina Vittoria e alla storia dell'impero britannico. Il titolo di questo episodio è Passaggio in India, citazione dal titolo di un famoso romanzo, e fa già capire qual è il tema principale, che è l'espansione dell'impero britannico appunto nel subcontinente indiano. La storia dell'impero britannico in India è una storia molto curiosa. Vittoria a un certo punto del suo regno prenderà il titolo di imperatrice delle Indie, ma non ce l'aveva ancora all'inizio quando sale al trono. Perché quando Vittoria sale al trono nel 1838, l'India è già quasi tutta dominata dagli inglesi, ma non dalla corona, è un possedimento privato. È il possedimento di una potentissima compagnia di investitori che si chiama la Compagnia delle Indie, appunto, la quale possiede privatamente tutti i domini inglesi in India. Ovviamente a quel livello il concetto di privato vale fino a un certo punto. Gli intrecci con il potere politico sono fittissimi, però tecnicamente all'inizio del Regno di Vittoria l'India, appunto, è patrimonio di questa società privata. È una cosa talmente strana che non a caso ci sono arrivate delle domande proprio su questo. Ci scrivono. Professore, potrebbe chiarirmi il ruolo della Compagnia delle Indie e la figura del viceré in India? Quest'ultimo era un nobile della stessa casata della famiglia reale o un funzionario qualsiasi? Allora, vediamo di chiarire nei limiti del possibile questa storia intricatissima. La Compagnia delle Indie, il viceré. La compagnia esiste fin dall'inizio del 600. È una potenza commerciale straordinaria perché domina tutto il commercio dell'Europa con l'India e con la Cina. Domina il commercio delle merci più redditizie che si possono esportare nell'Ottocento. Il cotone, il tè, l'oppio. Secondo la leggenda, la Compagnia delle Indie a quell'epoca controlla metà del commercio mondiale. Non sarà vero, ma insomma capite a che livello ci muoviamo. La compagnia governa l'India in parte dominando direttamente certi territori e in parte delegando il potere a dei Maharajà amici e abbondantemente foraggiati. Sono quei Maharajà della leggenda, straricchi, padroni dei più grandi tesori, dei più grandi diamanti del mondo, il Nizam di Hyderabad, il Maharajà di Baroda. Ecco, c'è questo sistema misto, ma la compagnia ha anche un suo esercito privato, che ha il doppio degli effettivi rispetto all'esercito britannico. Questa situazione va avanti nel corso del Regno di Vittoria, fino alla grande rivolta indiana del 1857. È una rivolta spaventosa con massacro dei bianchi e poi riconquista dell'India e delle sue principali città da parte dell'esercito britannico, e anche lì con stragi di civili, rappresaglie. Alla fine di questo bagno di sangue, il governo inglese decide che è ora di farla finita con la Compagnia delle Indie. E a partire da quel momento subentra un viceré nominato dalla corona. La compagnia sopravvive ancora per qualche anno, poi la aboliscono definitivamente per malversazioni e corruzione, e sarà a quel punto che Vittoria assume il titolo di imperatrice. E allora, il viceré. Il viceré è l'uomo che deve continuare a gestire questo sistema misto, estremamente complesso, perché i Maharajà rimangono e su di loro ci si deve appoggiare, in altre zone invece è il governo che direttamente controlla il paese. Perciò, come dire, non è un lavoro facile. Fare il governatore generale dell'India, e questo è il titolo ufficiale del viceré, è un incarico riservato a pochi eletti, non necessariamente a parenti della corona, come chiedeva il nostro spettatore, ma insomma è il posto più importante nell'intero organigramma dell'impero britannico. Sono sempre politici di altissimo livello che vengono mandati a governare l'India. L'ultimo, vale la pena di ricordarlo, sarà Lord Louis Mountbatten, zio dell'attuale principe consorte Filippo, lontano cugino dell'attuale regina Elisabetta. Lord Louis Mountbatten, ultimo governatore generale dell'India, nel 1947 negozierà la transizione verso l'India e il Pakistan indipendenti. Poi 30 anni dopo, nel 79,
dopo una vita passata a fare il politico di estrema destra in Inghilterra, Lord Louis Mountbatten sarà ammazzato in un attentato dell'IRA. Nel pieno della guerra civile in Irlanda del Nord, l'IRA lo farà saltare in aria sulla barca in cui andava a pesca di aragoste. E così quello che è stato l'uomo che ha liquidato l'impero britannico in India morirà per mano di terroristi venuti da quello che era a tutti gli effetti il primo dominio coloniale dell'Inghilterra, l'Irlanda. Gli imperi costano e presentano il conto. Buona visione. Primavera del 1852. La regina Vittoria d'Inghilterra e il principe Alberto sono al settimo cielo. Vittoria è uscita indenne dalla minaccia della rivoluzione ed è salda sul trono e più amata che mai. L'Inghilterra sta per conoscere la più grande espansione della sua storia. Ma il tentativo di esportare i valori vittoriani nel mondo provocherà uno scontro di culture e principi che scuoterà la regina e le fondamenta del suo impero. Durante il lungo regno della regina Vittoria, 16 milioni di inglesi lasciano la madre patria per una nuova vita all'estero. Chiunque sia mosso dal desiderio di fama o fortuna, di amore o avventura, può contribuire a rendere l'impero vittoriano il più grande e potente che il mondo abbia mai visto. Si aveva l'impressione che l'Inghilterra, per quanto bella, pacifica, orgogliosa, ricca e di indubbio successo, fosse troppo limitata, piccola e cupa. Fuori da qui, salendo su un mercantile, si potevano trovare calore e avventure. Al rintocco delle campane, le navi salpavano verso oceani sconfinati e nuove conquiste. C'era un mondo ancora tutto da scoprire. Molti inglesi partono portando con sé, insieme ai sogni e alle speranze, un bagaglio di idee e valori, credenze e pregiudizi che diffonderanno negli angoli più remoti della terra. E in molti casi il sogno diventerà incubo. Gran parte di coloro che emigrano dalla Gran Bretagna negli anni 50 dell'Ottocento sono diretti nei territori semiautonomi di Canada, Australia e Nuova Zelanda o nelle ex colonie degli Stati Uniti. Altri vanno nel paese che Vittoria definirà il gioiello più prezioso della corona, l'India. L'India è il più vasto territorio d'oltreoceano che un impero abbia mai posseduto. Eppure non sono stati i soldati inglesi a conquistarla, ma una compagnia mercantile privata. La Compagnia delle Indie Orientali inizia aprendo un deposito sulla costa occidentale. Quando il commercio viene minacciato dai rivali europei o dai vari sovrani indiani, la compagnia entra in guerra. Schiera un proprio esercito privato composto da truppe indigene, i sepoi e ufficiali inglesi ed europei. La compagnia esce vittoriosa da ogni battaglia. Ad ogni trionfo, migliaia di reclute indiane abbandonano le file degli avversari sconfitti e giurano fedeltà ai nuovi comandanti. Giuro di servire fedelmente l'onorabile compagnia contro ogni nemico, fin tanto che riceverò il compenso e sarò ai suoi ordini. Questo giuramento di fedeltà è l'unico legame importante che unisce l'Inghilterra all'India, ma è anche il più fragile. All'epoca di Vittoria, la Compagnia delle Indie Orientali, con il suo vasto esercito di sepoi, controlla un territorio in India che
che è 10 volte più esteso delle isole britanniche e con una popolazione 5 volte superiore. I mercanti avventurieri diventano conquistatori e per i vincitori c'è un ricco bottino. Gli agenti che fumano il narghilè, i nababbi della compagnia, diventano simbolo di vita agiata e di ricchezze che superano ogni immaginazione. Erano inglesi ben istruiti, appartenenti al ceto medio-alto, che erano partiti per fare fortuna, cosa in cui spesso riuscivano. E volevano godersi la vita, provare nuove emozioni ed avere storie d'amore. Cercavano luoghi dove gli orizzonti fossero più vasti, le opportunità maggiori e il bottino più ricco. Non volevano migliorare il mondo. Non erano dei missionari. Molti avevano amici indiani e anche mogli indiane. Era normale avere amanti indigene e figli meticci. La concubina indiana, nota come Bibi, è una figura importante e ha quasi un carattere ufficiale nella vita della compagnia. Secondo la tradizione, la Bibi viene sistemata in una casa chiamata Bibigar per vivere nel lusso con i figli e la servitù. All'inizio la compagnia incoraggia i suoi affiliati a sposare le donne indiane. Ma la Bibi diventa presto una valida alternativa. Si dice che una donna faccia rigare dritto l'uomo e ancori la compagnia al suolo indiano. Un ufficiale inglese si strugge al loro ricordo. Sono così spensierate e impazienti di soddisfare un uomo e tremiamo al pensiero di patire i capricci o la furia delle dame inglesi. Ma una dama inglese in particolare non è entusiasta. L'esuberante ragazza salita al trono come regina d'Inghilterra a 18 anni è diventata una moglie e una madre fiera, ma al contempo pudica. Come il principe Alberto, è una sostenitrice dei futuri valori vittoriani. In particolare, della santità del focolare e della famiglia e della supremazia del cristianesimo protestante. Questi valori sono condivisi dalla quasi totalità dei sudditi di Vittoria, ricchi e poveri. Nonostante lo squallore e la povertà delle loro città, gli inglesi dell'epoca iniziano a considerarsi il popolo eletto da Dio, la cui missione è diffondere il Vangelo in tutto il mondo. Questa coincidenza di fattori ed eventi, a partire dal 1815, ha portato alla nascita di una nuova mentalità nel Regno Unito, che si vedeva sempre di più come il paese del futuro e voleva imporre questa visione ad altri popoli. Si sentivano investiti di una missione civilizzatrice, che è la molla ideologica del colonialismo. Da quel momento è cambiato l'atteggiamento degli inglesi verso i popoli dell'India. Questo sentimento coincide con nuove invenzioni ed iniziative che porteranno i due mondi ad avvicinarsi sempre di più, fino ad entrare in collisione. Prima dell'apertura del canale di Suez, per raggiungere l'India dall'Inghilterra, bisogna circumnavigare l'Africa, un viaggio di circa 20.000 chilometri, e un veliero può impiegare fino a 6 mesi. Nel 1837, il primo anno di regno di Vittoria, la Compagnia delle Indie chiede a un ufficiale di marina in pensione di trovare una rotta più breve. Thomas Waghorn è l'esempio dell'uomo vittoriano che guarda all'espansione dell'impero. Avventuriero, idealista, ma anche affarista. Propone di raggiungere l'India attraverso l'Egitto e il Mar Rosso. Per molti è una follia. Il transito nell'entroterra dell'Egitto è minacciato dai predoni e il Mar Rosso è soggetto a improvvise tempeste, che sono una minaccia per i velieri di grande stazza. Tuttavia l'Inghilterra ha inaugurato la rivoluzione industriale e Waghorn scommette che le navi a vapore navigheranno nel Mar Rosso senza temere il vento o le correnti.
Come scalo di rifornimento, Weghorn sfrutta il porto di Aden, la prima colonia conquistata sotto il regno di Vittoria. Presto le navi inizieranno a solcare il Mar Rosso tra Aden e Suez con regolarità. Per agevolare la traversata dell'Egitto si impiegano i metodi più tradizionali, come cammelli, carovane e denaro, per pagare i predoni. In breve tempo, Weghorn si ritrova a capo di un'impresa fiorente. Ma la sua scorciatoia per l'Oriente causerà inattesi disordini in India. La lunga circumnavigazione dell'Africa scoraggia molte donne inglesi dal raggiungere i mariti in Estremo Oriente. Tuttavia, la scorciatoia di Weghorn semplificherà loro l'impresa. Si apre il mitico passaggio in India. Oltre alle mogli, arrivano migliaia di giovani nubili speranzose di conquistare gli scapoli d'oro delle compagnie. Queste donne produrranno un cambiamento radicale nello stile di vita condotto dagli uomini d'affari in India. Con l'arrivo delle donne c'è stata una crescente tendenza a creare delle enclavi separate per gli europei, note come acquartieramenti. Si trovavano di solito nella periferia delle città, in cui le famiglie bianche potevano vivere in abitazioni solo per loro e avevano i loro spazi per socializzare. Non dovevano neanche recarsi in centro per fare la spesa. Avevano i loro negozi di quartiere, così non erano costrette ad andare nei bazar indiani. In una simile realtà, le donne europee vivevano isolate e raramente entravano in contatto con il mondo esterno. L'unico rapporto che avevano con gli indiani era attraverso la servitù, persone che consideravano inferiori. Imparavano solo alcune parole base in hindi e spesso si trattava di termini spregiativi, perché all'epoca era quello il modo di rivolgersi ai propri servitori. Poi, naturalmente, c'era la sfera sessuale. Le mogli non volevano che i propri mariti familiarizzassero con le donne indiane, ed era anche logico, ma ciò poteva creare un'ulteriore barriera nelle relazioni tra inglesi e indiani. La spensierata Bibi viene relegata nell'ombra, fino ad eclissarsi lentamente, ma non scomparirà mai del tutto. Ora, invece di trascorrere le ore libere nel Bibigar o con gli uomini nei quartieri indiani, ci si aspetta che funzionari e ufficiali si ritirino nel bungalow, il focolare della famiglia inglese. È un focolare che viene scosso di frequente da una virtuosa indignazione verso il mondo che c'è oltre quel confine invisibile. La figlia di un mercante inglese a Lucknow si lamenta amareggiata. Le strade non vengono mai spazzate e le mosche sono così numerose che talvolta i negozi devono aprire solo di sera. Come se non bastasse, il luogo è infestato da scimmie che rubano tutto ciò su cui mettono le zampe. Le dame sono scandalizzate dai racconti sui piaceri di cui godono i Maharaja nella riservatezza dei palazzi indiani. E da quelli ancora più comuni nelle Nech House, le sale da ballo. Non sono soltanto le donne inglesi ad esigere un cambiamento. Sulle stesse navi a vapore partite dall'Inghilterra viaggiano i missionari, decisi a civilizzare e convertire l'India. Questi missionari tolleravano con difficoltà le religioni indiane, in particolare l'induismo, che consideravano un misto di superstizioni, sporcizia, squallore e persino idolatria. Dobbiamo unirci per condannare i riti barbari e osceni della superstizione induista.
Il direttore della Compagnia delle Indie Orientali è un fervente evangelico e ritiene che in Asia si debba fare ben più che ricavare profitti. Diffondiamo la luce e la benevolenza della verità tra gli indigeni, sprofondati nell'oscurità, nel vizio e nella miseria. In India vi erano alcune pratiche che venivano considerate riprovevoli da ogni punto di vista. La pratica tradizionale induista più inquietante è sicuramente la sati. Consiste nel bruciare viva la vedova sulla pira del defunto marito, aspersa secondo il rituale con acqua, latte e miele. Quando una delegazione indiana afferma che la sati è un'antica tradizione del loro popolo, il generale Charles Napier risponde così a nome dei connazionali. Anche la mia gente ha delle usanze. Se un uomo brucia una donna, lo impicchiamo. È giustificabile la volontà degli inglesi di sradicare tali pratiche, ma era strumentale presentarle come simbolo della degenerazione indiana. Disprezzavano le credenze locali. Mettevano apertamente in ridicolo le religioni e le usanze indiane. E si comportavano in un modo che lasciava supporre a molti indiani che volessero introdurre cambiamenti radicali e inarrestabili. Alcuni indiani decidono di prendere posizione. Combatteranno e moriranno per difendere la propria religione e cultura. Fra questi vi è un giovane musulmano, Azimullah Khan. Si dimostrerà uno dei più feroci nemici dell'Inghilterra. Azimullah impara a conoscere gli inglesi durante l'infanzia, quando la madre lo porta in una missione cristiana nel nord. La carestia flagella la regione e madre e figlio soffrono la fame. La missione li accoglie. Azimullah viene educato nella scuola della missione in cui impara l'inglese e il francese. Ma è musulmano dalla nascita e resiste a ogni tentativo di convertirlo al cristianesimo. Quando abbandona la missione, inizia a lavorare come khitmatgar, maggiordomo presso una famiglia inglese. Si unisce alla schiera di servi che soddisfano i bisogni dei padroni dell'India. Dal tradizionale punkah wallah, che sventola il ventaglio nei caldi bungalow, alla fidata ayah, che si occupa dei bambini, ai dignitosi khitmatgar, che servono in tavola. Molti sono fedeli alle famiglie inglesi e restano al loro servizio per la vita. Altri invece covano un sordo rancore nei confronti dei padroni, i Sahib, e delle loro spose, le Mem Sahib. Azimullah Khan è fra questi. Dopo il 1850, Azimullah si unisce ai seguaci di un nobile indiano animato da ostilità contro gli inglesi. Nana Sahib è a capo dei Maharatta, che un tempo erano una potente nazione indù, poi sconfitta dagli eserciti della Compagnia delle Indie Orientali. Il padre di Nana riceve dalla compagnia un sussidio annuale per far vivere nel lusso la famiglia e mantenere un piccolo esercito. Tuttavia, alla morte del padre, il pagamento si interrompe. L'erede è infuriato. Nana Sahib decide di rivolgersi ai dirigenti della Compagnia delle Indie a Londra. E l'uomo che sceglie come suo portavoce è Azimullah Khan. Nel 1853,
Asimullah arriva in Inghilterra, impaziente di vedere la sede del potere che tanto aveva colpito gli scrittori musulmani. È di certo volontà dell'essere supremo se questa piccola isola, che sulla terra è paragonabile a un neo sul corpo umano, può governare metà del mondo e intimidirne l'altra metà. Ad impressionare Asimullah sono il fumo e lo squallore di Londra. Non vi è traccia del benessere e della dignità vantati dagli inglesi in India. Al contrario, vede ubriachi e prostitute, mendicanti e malfattori. Intere famiglie arrancano verso fabbriche e officine. Nel cuore della macchina imperiale non sono il potere e il benessere ad accecarlo, ma il fumo e la sporcizia. Quando la Compagnia delle Indie rifiuta la sua richiesta per conto di Nana Sahib, Asimullah è indignato. L'Inghilterra rimpiangerà il modo in cui ha trattato il mio signore. Sembra solo una vuota minaccia, ma il destino gli darà un'opportunità e un'arma. Mentre Asimullah intraprende il viaggio di ritorno, gli inglesi si lanciano nella prima grande guerra sotto il regno di Vittoria. A scatenarla è la volontà di proteggere il passaggio via terra e mare verso l'India, aperto da Weghorn. Nella primavera del 1854, i russi minacciano i Balcani e il popolo inglese reclama una reazione. Ma il governo è spaccato. Il primo ministro scrive alla regina: senza dubbio sarebbe un piacere umiliare lo zar, ma il prezzo da pagare in caos, miseria e sangue che spargeremmo in Europa sarebbe troppo alto. È opinione condivisa dal consorte di Vittoria, il principe Alberto, di origini tedesche. Tutti conoscono il suo rifiuto della guerra. L'opinione pubblica ne è indignata. Il principe scrive a suo fratello: mi hanno graziosamente scelto come capro espiatorio per sfogare un desiderio inappagato di guerra. L'aristocrazia inglese non ha mai accettato il principe come un suo pari. Si prende gioco dei suoi abiti, del colletto aperto e degli stivali sopra il ginocchio che indossa per la caccia, con stile tutt'altro che inglese. Un lettore del Times riflette con sarcasmo sulle ragioni di tale disprezzo. Non gioca d'azzardo, non usa un linguaggio triviale, non mantiene ballerine. La regina fornisce un'altra spiegazione. È colpa dell'odio smisurato che l'Inghilterra nutre per gli stranieri, che esplode di continuo e mi addolora. Una voce compromettente insinua che il principe sia al servizio della Russia. Alberto non voleva la guerra. Riteneva che qualunque tensione potesse essere risolta pacificamente. Ma quando ha provato a far ragionare le nazioni, organizzando una conferenza per porre fine alla guerra, ha scoperto che il popolo lo considerava filo russo. A un certo punto a Londra si era sparsa la voce che fosse stato arrestato per spionaggio. Migliaia di persone si recarono alla Torre di Londra per scoprire dove fosse rinchiuso, nell'illusione di intravederlo tra le sbarre di una finestra. Ovviamente non era lì, erano tutte sciocchezze. Ma ciò vi fa capire l'opinione che si avesse di lui all'epoca. Dalle sue comode stanze nel Palazzo Reale di Windsor, il principe scrive ad amici in Germania. Dobbiamo supporre di vivere in una gabbia di matti. Il popolo ha la testa piena di frivolezze, tanto futili da non essere degne neanche dei maiali. L'astio verso il principe si placa, al contrario della sete di guerra. Nel marzo 1854, la flotta britannica salpa per il Mar Nero con 30.000 uomini. Si unisce alle forze francesi e turche per attaccare la base navale di Sebastopoli in Crimea.
Ormai la guerra è inevitabile e Alberto sa qual è il suo dovere. Va in Francia per passare in rassegna le truppe pronte per la Crimea e cementare la fragile alleanza con Napoleone III. Charles Dickens è in vacanza in Francia quando vede i due uomini a cavallo alla testa di un plotone di cavalleggeri. La diplomazia del principe Alberto ha successo. Dickens nota i falò accesi lungo la costa per celebrare l'alleanza tra l'Inghilterra e la Francia. Dickens dà il proprio contributo accendendo 120 candele sul davanzale del cottage in cui soggiorna sul canale della Manica. Tuttavia, in Crimea c'è poco da festeggiare. Sono trascorsi 40 anni dall'ultima volta che l'esercito inglese ha combattuto una vera guerra. È mal equipaggiato e ha comandanti inadeguati. Un ufficiale descrive le condizioni dell'esercito. Gli uomini rimangono giorno e notte in trincee stracolme d'acqua, stringendo il moschetto nonostante i crampi e le mani semicongelate. La pioggia inzuppa i loro unici vestiti, che con questo clima non si asciugheranno mai. Le condizioni delle truppe erano assolutamente terribili. Non avevano rifornimenti né alcun tipo di assistenza medica. Morivano di fame, erano infestati dai pidocchi. Non avevano tende, vivevano in trincee allagate. È stato un piccolo e tremendo assaggio della Prima Guerra Mondiale. Gli alleati della Gran Bretagna sono meglio equipaggiati e nutriti. Un militare francese scrive che gli inglesi sono così disperati da barattare i propri stivali con del cibo. Diamo loro quanto possiamo. È pietoso vedere uomini tanto fieri chiedere il permesso di raschiare le nostre gamelle sporche. La dissenteria e il colera mietono vittime. E le malattie si accompagnano a errori fatali sul campo di battaglia. La Crimea è teatro della più memorabile disfatta nella storia militare inglese. La carica dei 600 durante la battaglia di Balaclava. La brigata leggera è considerata il miglior corpo di cavalleria in Europa. Ma a comandarla c'è George Brudenell, conte di Cardigan, che considera la guerra un passatempo dell'aristocrazia, come la caccia alla volpe. Riceve l'ordine di recuperare dei cannoni inglesi sul fianco destro che sono finiti in mano russa. Cardigan lesse il dispaccio e si guardò intorno. Gli unici cannoni in vista erano davanti a lui e sul fianco. Essendo un ufficiale impulsivo e privo di grande acume e intelletto, decise di ordinare l'attacco. Le sue parole mentre sguainava la spada furono: «Arriva l'ultimo dei Brudenell!» Sapeva che se fossero entrati nella valle non sarebbero tornati. È stato un disastro. Cardigan conduce la brigata nella valle sbagliata, un pendio circondato su tre fianchi dall'artiglieria russa. I testimoni descriveranno la carneficina con dettagli terrificanti. Siamo avanzati al galoppo sotto il tremendo fuoco di mitraglie, granate e proiettili da ogni direzione, mentre cavalli e uomini cadevano come mosche. Ovunque si vedevano figure sanguinanti. A volte erano soldati, altre cavalli. Li hanno fatti a pezzi. Alla fine hanno raggiunto i cannoni e ucciso gli artiglieri russi. Ma tutti intorno, i testimoni inorriditi si coprivano gli occhi con le mani. Dei 600 uomini entrati nella Valle della Morte, appena la metà ne esce viva. In 30.000 sono partiti per la Crimea. Nel giro di un anno, due terzi sono morti o feriti. Per la prima volta nella storia dei conflitti, la sofferenza dei soldati e gli errori dei generali vengono riferiti all'opinione pubblica inglese nei minimi dettagli.
Infatti, in Crimea viene inviato il primo corrispondente di guerra della storia moderna, William Russell, del Times di Londra. Il più nobile esercito mai salpato da queste sponde, immolato agli errori più grossolani. Incompetenza, lentezza e stupidità, pioggia, baldoria e rivolta nel campo davanti a Sebastopoli e all'ospedale di Scutari. Tra i milioni di lettori delle corrispondenze di Russell c'è anche un indiano che cova rancore, Azimullah Khan. Decide di fare una deviazione nel suo viaggio di ritorno in India e vedere coi propri occhi cosa accade all'esercito inglese in Crimea. Fa il giro degli ospedali, dove una donna, Florence Nightingale, lotta per salvare le vite dei feriti e mettere ordine nel caos. Persino nei bassi fondi di Londra, Azimullah non ha mai visto gli inglesi cadere così in basso. Ciò rafforza l'idea che siano tutt'altro che invincibili. Presto le sue convinzioni verranno messe alla prova. Tornato in India, Azimullah ha uno spiacevole incontro con Nana Sahib. Non è riuscito a riconquistare i titoli e gli appannaggi del principe e ha anche dilapidato i fondi del suo padrone. Azimullah trova un appiglio che spera possa salvarlo dal malcontento di Nana Sahib. Afferma che gli inglesi sono finiti. Serve solo una spinta finale e il sovrano diseredato potrà prendere tutto ciò che gli è dovuto. E anche di più. Potrà esigere una tremenda vendetta per tutte le umiliazioni inflittegli dalla Compagnia delle Indie Orientali. Nei mesi successivi, gli agenti di Azimullah conducono una campagna di sedizione e disinformazione. Fomentano il feroce risentimento scatenato dagli evangelici che sembrano voler minacciare le credenze di Hindu e musulmani. Corre voce che gli inglesi siano stati sconfitti in Crimea e che l'esercito russo stia avanzando verso l'India. Sono solo voci infondate. Alla fine i russi saranno sconfitti. Eppure in molti vi credono. I funzionari della Compagnia delle Indie Orientali sono confusi e allarmati. Mentre le tensioni crescono, tentano di nascondere i propri timori alle famiglie. Tuttavia, la loro unica difesa viene dai sepoi, truppe locali fedeli alla compagnia. Sikh, Gurkha, Pashtun, Hindu e musulmani. Alla metà dell'Ottocento, le loro file si sono ingrossate fino a raggiungere i 260.000 uomini, 10 volte il numero dei soldati inglesi in India, e oltre il doppio dell'intero esercito britannico nel mondo. La loro lealtà è essenziale se gli inglesi vogliono restare in India, ma all'indomani della guerra di Crimea, la compagnia prende una decisione in apparenza banale, che si rivelerà disastrosa. Gli ufficiali inglesi addestrano le truppe indiane all'uso di un nuovo fucile, il Lee Enfield, la cui cartuccia viene unta con grasso animale. Si sparge la voce che il grasso sia una miscela di manzo e maiale. Il primo proibito per gli Hindu e il secondo per i musulmani. Si scatenano dei moti che passeranno alla storia come la rivolta dei sepoi, ma per gli indiani è la loro prima guerra di indipendenza. Il motivo scatenante della rivolta era la convinzione di molti soldati indiani che gli inglesi tentassero di contaminarli usando cartucce unte con grasso di manzo o maiale. Una volta diffusa quella voce, è iniziata tutta una serie di lamentele che si ricollegavano ad altre cose fatte dagli inglesi nei 30 anni precedenti. La rivolta ha inizio nel presidio di Meerut, nell'estremo nord.
quando 90 sepoi rifiutano di utilizzare le nuove cartucce. Sono spogliati in pubblico delle uniformi e condannati a 10 anni di lavori forzati. Il giorno seguente è il 10 maggio 1857, una domenica. Mentre gli inglesi riposano dopo la funzione domenicale, il loro sonno viene turbato dal suono degli spari. Le truppe indiane fanno irruzione nella prigione e liberano i loro 90 compagni. Poi, ingrossati da una folla proveniente dal bazar, attaccano il quartiere inglese. Caserme e bungalow sono dati alle fiamme. Uomini, donne e bambini massacrati. La rivolta dei sepoi ha inizio. In un primo momento, la ribellione è limitata al nord. Le guarnigioni inglesi, isolate in tutta l'India, attendono col fiato sospeso di capire se si diffonderà. Lo stesso vale per Nana Sahib. Nonostante le esortazioni di Azimullah Khan e degli altri, vuole essere certo della reazione degli inglesi. A pochi chilometri dal suo palazzo si trova il presidio di Kanpur, un richiamo per molte delle giovani donne che hanno lasciato l'Inghilterra in cerca di un marito. Una di loro ha avuto in prestito un pianoforte da Nana Sahib, che ha legami di amicizia con diverse famiglie inglesi. Con dubbia sincerità, Nana Sahib assicura loro che proteggerà donne e bambini col suo esercito personale se le truppe indiane dovessero ribellarsi. La pace dura per tutto il mese di maggio e gli inglesi fanno del loro meglio per vivere come in passato. È la quiete prima della tempesta. Il 4 giugno 1857, i sepoi attaccano gli ufficiali inglesi e appiccano il fuoco ai loro alloggi. L'intera comunità europea di 1000 uomini, donne e bambini fugge in una caserma in costruzione ai margini della città, fortificata in tutta fretta contro l'attacco. Due giorni dopo, Nana Sahib si unisce ai ribelli con il proprio esercito e assume personalmente il comando dell'assedio. La fortezza improvvisata è bersagliata dal fuoco di cannoni e moschetti. Azimullah la chiama beffardamente «Forte della disperazione». Il 10 giugno, la notizia della rivolta arriva in Inghilterra e 30.000 soldati partono per far fronte alla crisi. Ma le lente navi cariche di truppe impiegheranno mesi a raggiungere l'India. Nel frattempo, a Kanpur e nella vicina Lucknow, le guarnigioni inglesi sotto assedio resistono per settimane ai continui cannoneggiamenti. Diverse centinaia di donne erano sotto assedio dietro difese di fortuna, che gradualmente venivano distrutte. Molte avevano dei figli con le malattie e la carenza di cibo. È stata un'esperienza spaventosa. Una giovane donna di 18 anni, Amelia Horn, descrive gli orrori dell'assedio. Ogni sparo che colpiva la caserma era seguito da grida strazianti di donne e bambini che venivano uccisi sul colpo dai proiettili o schiacciati a morte da travi, mattoni o schegge cadenti. A volte i membri di un'intera famiglia erano trovati morti uno accanto all'altro. L'unica fonte d'acqua è un pozzo esposto al fuoco dei cecchini. Una volta siamo state obbligate a bere l'acqua sporca del sangue di un'infermiera indiana, un'Aya, a cui lo scoppio di una granata aveva fatto saltare le gambe mentre era in piedi accanto a noi. Il 12 giugno l'ospedale viene incendiato dal fuoco delle granate. Molti dei feriti bruciano vivi, insieme a tutte le scorte di medicine rimaste. Ora non possiamo più dare sollievo a malati e feriti. Non è rimasto nulla per alleviare gli ultimi istanti di vita. Il calore ha aggravato le ferite
e le mosche che si posano su di loro li fanno impazzire. Non ci resta che usare le nostre gonne. Le abbiamo strappate tutte per farne bende per i feriti. Il 25 giugno 1857. Nana Sahib offre un accordo. Se gli inglesi se ne andranno, garantirà un salvacondotto ai superstiti per lasciare Kanpur in barca sul fiume Gange. Non hanno altra scelta che accettare. Il punto di partenza è un tempio indù in cui i fedeli eseguono le abluzioni rituali. Viene preparata una flotta di barche con equipaggi di nativi per condurre in salvo i sopravvissuti. Hanno i tetti di paglia per proteggerli dal sole. Ma appena gli europei salgono a bordo, i barcaioli saltano a terra e appiccano il fuoco alle barche con delle braci. Centinaia di sepoi indiani spuntano dai nascondigli e sparano raffiche di proiettili sulle imbarcazioni in fiamme. Le truppe a cavallo entrano in acqua menando fendenti con le sciabole. Oltre 500 uomini, donne e bambini perdono la vita nel massacro di Kanpur. Solo 4 uomini fuggono lungo il fiume e danno l'allarme. Circa 120 donne e bambini scampati al massacro sono radunati sulla sponda. I prigionieri sono ammassati in un edificio, il Bibigar, che un tempo era la casa della concubina di un ufficiale inglese. Mentre i soccorsi, alla fine, stanno per arrivare. Un migliaio di scozzesi delle Highlands, qualche fuciliere inglese e alcuni Sikh ancora leali, partono da varie zone dell'India. Marciano lungo la Grand Trunk Road sotto il sole cocente dell'estate indiana. Nana Sahib esce dalla città per affrontarli alla testa di 5.000 ribelli. I nuovi fucili sono decisivi per colpire i ribelli a lunga distanza. Il risultato è una vittoria per gli inglesi. I sepoi superstiti corrono in città per avvertire la loro gente. Gli inglesi arrivano come bestie feroci, incuranti di cannoni e moschetti. Nel Bibigar il numero dei prigionieri è salito a 180 donne e bambini, stipati in 3 stanze e nel cortile della casa. Fra questi vi sono 2 giovani amiche che solo 5 settimane prima hanno suonato il pianoforte di Nana Sahib. Molti dei prigionieri sono feriti, muoiono di colera ed altre infezioni. O crollano per il caldo e la disperazione. Qualcuno riporta la propria esperienza su pezzi di carta. O la scrive sui muri con carboncino e cocci rotti di ceramica. Sentono il rombo dei cannoni mentre i rinforzi si avvicinano alla città. Ma i volti che appaiono alle finestre non sono quelli dei soldati inglesi. Se poi i ribelli sparano 2 raffiche di moschetto nella stanza aggrimita. Poi, nauseati dal massacro, si rifiutano di aprire di nuovo il fuoco. In città vengono reclutati 4 macellai. Poco prima del tramonto entrano nel Bibigar. Ne escono un'ora dopo. Alla loro vista, gli ultimi curiosi si dileguano nell'oscurità. La mattina dopo, un gruppo di volontari arriva per portare via i corpi. Vengono trascinati fuori dall'edificio, spogliati dei vestiti zuppi di sangue e gettati in un pozzo poco distante.
Alcuni testimoni raccontano che diverse donne e bambini sono ancora vivi, ma vengono comunque gettati insieme ai cadaveri. Credo che l'accanimento contro le donne si possa spiegare partendo dalla convinzione che l'onore di un dato gruppo fosse incarnato dalle donne. E spesso quando il nemico veniva sconfitto in guerra, erano proprio le donne ad essere attaccate, stuprate o ridotte in schiavitù. Era un modo per umiliare il nemico. Le strade di Kanpur sono deserte quando gli inglesi entrano in città. A migliaia sono fuggiti prima del loro arrivo. I lealisti conducono l'avanguardia nel Bibigar. Il primo ad aprire la porta è un giovane ufficiale del 78esimo Highlanders. La scena che si trova davanti è la più terribile che occhio umano possa vedere. Si sbaglia. Qualche istante dopo, trova il pozzo. In poche settimane, la notizia raggiunge l'Inghilterra. Quando i dettagli comparvero sulla stampa inglese nell'estate del 1857, la reazione fu di orrore e indignazione. Iniziavano a circolare storie sul massacro di donne e bambini europei, spesso nelle circostanze più atroci. All'epoca si aveva grande rispetto per donne e bambini, quindi è stato un oltraggio. La regina Vittoria scrive alla moglie del governatore generale a Calcutta. Non facciamo altro che pensare all'India. Il mio cuore sanguina per gli orrori commessi da persone, un tempo tanto gentili, contro le povere donne del mio paese e i loro bimbi innocenti. Il pensiero mi perseguita giorno e notte. Per gli inglesi, i massacri di Kanpur non sono solo la peggiore atrocità ai danni di esseri umani. Per coloro che hanno conquistato l'India rappresentano anche un'onta ignobile. Non sono riusciti a salvare donne e bambini. L'oscurità del pozzo nel Bibigar si chiude sopra di loro. Le atrocità facevano parte della guerra e in guerra si verificano spesso degli eccessi da entrambe le parti. Tutto è iniziato con delle persone, dei soldati, che covavano un forte risentimento verso gli inglesi e li trattavano da schiavi. Quando è arrivata l'occasione di rifarsi su di loro, forse l'hanno fatto in modo eccessivo, ma in seguito le rappresaglie sono state davvero tremende. Nell'area della rivolta si riversano migliaia di rinforzi inglesi. Il palazzo di Nana Sahib viene saccheggiato e distrutto. Ma il principe e i suoi seguaci sono fuggiti, insieme ad Azimullah Khan. Per anni gli inglesi daranno loro la caccia senza trovarli. Ora cercano altri obiettivi su cui vendicarsi. I fatti di Kanpur diventano una giustificazione per brutali rappresaglie. Persone come Dickens credevano che bisognasse contrattaccare con ferocia. Era fiato sprecato perché stava già succedendo. Anche i sacerdoti invocavano massacri e uccisioni e molti osservatori hanno iniziato a pensare che gli inglesi stessero rivelando una profonda barbarie che si credeva scomparsa da tempo. I sepoi ribelli fatti prigionieri vengono portati nel Bibigar e costretti a leccare il sangue rappreso. Poi sono impiccati all'albero vicino. Tuttavia, quelle esecuzioni non placano la sete di vendetta. Ogni ribelle catturato veniva ucciso sul posto, ma prima torturato o umiliato moralmente, obbligando i musulmani a mangiare carne di maiale o gli indù carne di manzo, per poi impiccarli a un albero, un patibolo, oppure ucciderli a cannonate.
Legavano le braccia alle ruote del pezzo di artiglieria col corpo davanti alla bocca del cannone, che li riduceva a brandelli. In Inghilterra si levano voci autorevoli contro quella spirale di barbarie continue. Al castello di Windsor, l'umore della regina e del principe Alberto è sempre più cupo. Le notizie sembrano infrangere le speranze di un progresso fondato sul commercio. Alberto insiste che la regina scriva al governatore generale in India. Provo una profonda disapprovazione per le rappresaglie compiute contro anziani, donne e bambini. Come potremo aspettarci rispetto nei nostri confronti? Mentre un velo di cordoglio e vergogna scende sull'Inghilterra, Vittoria dichiara che il 7 ottobre sarà la giornata nazionale dell'espiazione. Che noi e il nostro popolo possiamo prostrarci dinanzi a Dio Onnipotente per ottenere il perdono dei nostri peccati e che le nostre preghiere per ristabilire la pace raggiungano l'Altissimo. Qualcosa è cambiato per sempre. Il governo inglese decide che un paese come l'India non può più essere controllato da una compagnia privata. Il principe Alberto ispira il proclama reale con cui la corona ne assume il controllo. Insiste su un punto. Sarà improntato a sentimenti di generosità, benevolenza e tolleranza religiosa. La regina concorda. Nella versione finale, rassicura i sudditi indiani. Il profondo attaccamento che Sua Maestà nutre per la propria religione e il conforto e la felicità che trae dalle sue consolazioni le precluderanno di interferire con le religioni dei nativi e i suoi servitori dovranno attenersi scrupolosamente al suo volere. Possa il proclama essere l'inizio di una nuova era e stendere un velo sul triste e sanguinoso passato. Come prova della sua fiducia nei nuovi sudditi, d'ora in avanti, in quasi ogni occasione, Vittoria apparirà in pubblico accompagnata da due servitori indiani. Invece che dalla persona che l'ha affiancata sin dai primi anni del regno, l'uomo che le ha insegnato a governare un impero. Nel dicembre 1861, il principe Alberto si ammala. Il primo ministro è allarmato, al contrario della regina. In questi ultimi giorni il principe ha avuto febbre e raffreddore, che hanno disturbato il suo sonno. Ma Sua Maestà ha visto in passato Sua Altezza in un simile stato e spera che presto sarà tutto passato. Ma il principe si aggrava. I medici sospettano che sia vittima di una malattia mortale che si annida nelle fogne del castello di Windsor. Il tifo. Vittoria racconta il suo declino in pagine di prosa angosciata. Vivo un'agonia disperata per il mio adorato Alberto. E piango, poiché non vedo miglioramenti. Il caro Alberto era così debole da non accorgersi di nulla. Descrive l'ultimo saluto al suo capezzale, il 14 dicembre 1861. Mi sono chinata su di lui e gli ho detto: «Sono tua moglie». Ho preso la sua adorata mano sinistra, ma era già fredda. Sebbene il respiro fosse debole, mi sono inginocchiata accanto a lui. Ha emesso due o tre sospiri, lunghi, ma sommessi. Mi ha stretto la mano e poi è tutto finito. Questa singola morte nel castello di Windsor cambierà il corso dell'impero della regina Vittoria. Thank you.